Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, buon sabato, benvenuti nel mio nuovo pronostico con PES 2020, Inter-Juventus, il derby d'Italia, la prima contro la seconda dell'attuale campionato, alla settima giornata. Io non credo che servano tanti preamboli. Non servono tanti giri di parole per presentare una partita come Inter-Juventus. Io dico soltanto che qualche anno fa un signore disse che c'è chi la storia la scrive, gli altri possono soltanto leggerla. Quel signore siede oggi sulla panchina dell'Inter e allora domani sera questo concetto glielo dovremo ricordare davvero ulteriormente. Altro non mi resta da dirvi se non fino alla fine, vamos Juve e buon divertimento. Fratelli e sorelle, e quindi ben ritrovati, benvenuti allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Inter-Juventus, posticipo delle 20:45 della settima giornata della Serie A Team. In questo momento è indubbiamente la partita, il derby d'Italia. Oltre 100 paesi saranno collegati domani sera con San Siro. Record di incassi: 6,5 milioni di euro di incasso per San Siro, nuovo record per la Serie A per questo Inter-Juventus. In questo momento la prima contro la seconda della classe. Andiamo a vedere le formazioni delle due squadre per quanto riguarda l'Inter. L'11 che dovrebbe scendere in campo dovrebbe arrivare a istanti, mentre nella Juve in pratica c'è un solo ballottaggio in attacco tra Dybala ed Higuain, mentre qui ancora vengono consumati i rituali di prepartita. Ecco qua, l'Inter dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2, che è quello che vedete qui in sovraimpressione. Squalificato Sanchez. Intanto sono arrivati i figlioli, salutate! E la Juve aspetta un attimo, la Juve che dovrebbe scendere in campo così in porta. Szczęsny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alessandro in difesa, Khedira, Pjanic, Matuidi a centrocampo, Ramsey ad agire dietro Ronaldo e Gonzalo Higuain. Ho messo alla Juventus la seconda tenuta, quella bianca, bianca e rossa, perché se no mi si sarebbero confuse. È tutto pronto, pronti ragazzi? Partiamo? Ed inizia questo Inter-Juventus, il terzo, quarto pronostico con PES 2020. E qui davvero ragazzi, adesso si fa pagliosa la faccenda, come si suol dire. Attenzione, Lukaku, bella qui l'intervento da parte di De Ligt, che poi mette in movimento Ramsey in profondità per Higuain per Cristiano, l'imbucata dentro ancora per Higuain, che viene anticipato, porca miseria, non sono riuscito ad intervenire. Poi attenzione a Cristiano, il tocco dentro a cercare Ramsey che viene fermato da Barella, che poi fa ripartire l'azione dell'Inter. Tocco indietro, poi De Vrij allarga ancora su Godin per vie centrali su Barella, il giro palla D'Ambrosio, la sventagliata dall'altra parte dove c'è Asa. Attenzione, la palla dentro, qui c'è in anticipo Bonucci, molto bene con il Bonny, poi Cuadradone che cerca ancora Bonucci, buono qui il disimpegno da parte della Juventus, poi Khedira, bene ancora il giro palla della Juve ad uscire da questa azione di pressione. Attenzione, Cuadrado, tocco dentro per, attenzione, Cristiano il destro! Handanovic in calcio d'angolo, palla gol per la Juve, porca miseria ragazzi! La parata, rivediamo ancora di prima in un fazzoletto Cristiano, controllo e tiro. Handanovic la mette in calcio d'angolo. È pronto Pjanic, dibbe prima che tiro, vai. In caso se tu perdi, usami che super casca, così. I consigli del figliolo, no, non si deve imbrogliare, dai figliolo. Attenzione, aspetta, calcio d'angolo, è pronto Pjanic, la palla arriva, colpo di testa di Ronaldo. E poi De Vrij la spazza via, ma li teniamo lì, dai ragazzi che li teniamo lì.
Dai, è nostra, sì, dai che li teniamo lì, figlioli, dai che li teniamo lì. Qui adesso la difficoltà aumenta, Attenzione, bene, qui Alessandro la tiene in campo. Poi Pjanic, Pjanic che mette in movimento Khedira. Khedira allarga su Quadradone. Vogliamo prenderci il campo con Quadradone che viene affrontato da Asamoah. Palla ancora dentro, Ramsey ancora buono, giro palla da parte della Juve. Matuidi ancora dentro per Cristiano, il destro di Cristiano! Ancora Handanovic, porca miseria! E questo oggi fa i miracoli, ragazzi, il portiere più forte della Serie A. Quindi questo oggi fa i miracoli su PES, Ancora in un fazzoletto Cristiano, ancora Handanovic. Lo so, che vola da quella parte, poi esulta Handanovic, calcio d'angolo Juventus, ancora, attenzione. Con Pjanic, aspetta, è pronto Pjanic alla battuta, la palla arriva, colpo di testa di Higuain che viene anticipato, poi attenzione perché potrebbe ripartire Martinez, Lautaro, il tocco verso Sensi, il giro palla dell'Inter, poi Skriniar, ripartono comunque con azione, come dire, manovrata, Barella, pallone in profondità, colpo di testa imperioso da parte di Bonucci, ma è sempre palla loro con Brozovic che allarga su Asamoah. Va in scivolata Scrausa, il tocco dentro, attenzione Martinez, fuori gioco, tutto fermo, eccolo qua, è dietro sia Bonucci che De Ligt, e allora noi con calma ripartiamo da Szczęsny, il tocco verso Quadrado che qui mi si incarta, porca miseria, Quadradone che cazzarola mi combini, Barella. Attenzione, il tocco laterale, poi allarga, mamma mia, D'Ambrosio, El Sant'Ambrus, mette dentro! Mamma mia, mi era uscito Szczęsny in maniera super scrausa. Quadrado, e dai Delio, sempre la tengo una di troppo, attenzione Martinez, la palla sventagliata, la palla dentro, molto bene De Ligt, non c'è nessuno lì, Barella, il tiro, vola qui Szczęsny, la mette in calcio d'angolo per l'Inter, 23, bella partita ragazzi, bel pronostico qui. Ce la siamo complicata da sola perché era un possesso palla mio. Bella qui la parata di Szczęsny, sì. Grande lui Ale. Attenzione, calcio d'angolo per l'Inter. Forse la giocano corta, sì. Attenzione qui, Alessandro interviene. Potevamo ripartire. Porca miseria, ancora calcio d'angolo per loro. Attenzione, Brozovic la mette in area di rigore. De Ligt molto bene qui. Poi Sensi. Attenzione qui, non riesco a recuperare questo pallone, allora Barella la mette dentro, il tiro sul fondo, il tiro di non so chi, meno male, come dice giustamente Ale. E comunque io, cioè, la mia difficoltà è il recupero palla, cioè quando c'hanno palla loro non riesco a recuperarla, capisci? E questo è il mio tallone d'Achille. No, Lukaku, 1-0 Inter, dai Delio. E qui la scappellata l'ho fatta davvero clamorosa, andiamo avanti, dai, perché qui davvero non... C'è soltanto da stare zitto, ammettere che ho fatto la scappellata clamorosa e ripartire. Peccato. Attenzione, il tocco dentro adesso per Higuain. Gonzalo! Higuain! 1-1 subito! 27! Con tre passaggi, cazzarola! Porca miseria, non dire cose che dopo devo tagliare. Porca miseria, va bene. Allora, rivediamo. Pjanic, Ronaldo, Ramsey, imbucata per Higuain, il destro che fulmina Handanovic. 1-1 subito, l'ho pattata subito, meno male. Dici. Una partita uno contro uno. La faremo. Ci devi prendere in mano, devi imparare perché, cioè, faccio fatica io, ragazzo, capisci?
Va bene, calma, dai ragazzi, che l'abbiamo pareggiata subito, meno male. Intanto è arrivato anche Francesco, no, non so dilettante, io gioco professionista, figliolo. Porca miseria, qui non la prende, attenzione Asa, attenzione, la mette dentro Martinez, poi la palla ancora dentro, ottimo qui l'anticipo da parte di Quadradone, che poi mette in movimento Ronaldo in profondità per Higuain, e no Igua, perché ti sei fermato? Ma perché ti sei fermato? Sensi, attenzione, la palla dentro, Brozovic, Martinez, non so che cazzo non la fare, qui Lukaku, in qualche modo, poi Martinez, calcio d'angolo per loro, porca miseria, non so come recuperare palla, come la recupero, Crisbio, attenzione, dai che la giocano vicino, dai che la gioca vicino, giocala vicino adesso, giocala vicino, se c'hai coraggio, la giocata vicino. Attenzione, la palla dentro. Calma. Bello. Cristiano dentro per Higuain. Non c'è nessuno qua. Il Pipa dietro. No, da che cazzo non la dai? Quadradone per Ronaldo. Ronaldo, attenzione, Ronaldo. Se ne va Cristiano. Entra in area, la mette dentro. E poi rischia l'autorete Skriniar. Bella ripartenza della Juve, calcio d'angolo per noi, è pronto Mire, attenzione, è pronto Pjanic, la palla arriva, colpo di testa di De Ligt, resta lì, Ramsey, in qualche modo la prende Andanovic, poi attenzione, Bonucci, mamma mia, fuori di un nulla, Alexandre, guarda qui, gliela sparata in bocca Ramsey, e poi Matuidi, Bonny, quando va fuori, mamma mia, questa palla come scende, è pochissimo, porca miseria, Handanovic riparte, se le dura ragazzi, ma finché dura fa verdura, non so che cazzo la c'entra, ma mi è venuta così. Allora adesso attenzione, che dirà, vuole la partenza ancora da parte di Quadradone, la palla corsa da parte di Quadradone, la mette dentro, attenzione, pallone dentro per Ramsey, che viene anticipato al momento dello scoccare il tiro, poi Bonucci, il tocco dentro per Higuain, ce l'ho anche scassato ragazzi sta partita, attenzione De Vrij, il tocco per Skriniar, poi qui l'abbiamo toccata, bello qui ancora Pjanic per Ramsey, il tocco per Khedira, attenzione dentro per Quadrado che mette dentro questo pallone, ma che cazzarola la cross Delio, l'ho crossata malissimo, è pronto Andanovic, sempre 1-1, la scappellata ed il gol di Lukaku e poi il pareggio praticamente fulmineo da parte di Higuain. Bene qui, Quadradone, usciamo alla distanza, un cazzarola di niente, il tocco indietro, poi bene, allora Quadrado, Delio, che cazzarola fai, poi interviene Khedira, Teichel, deciso su Sensi, non c'è nulla, fa laterale per loro, attenzione Asa la mette dentro, attenzione Martinez dentro, De Ligt, allora cerchiamo di ripartire con Ramsey, ma finisce il primo tempo, 27esimo Lukaku, 28esimo Higuain, per ora questo è il responso del campo, vediamo velocissimamente i numeri, me li dai tu? Possesso pari 51 loro, 49 noi, tiri in porta? 4 tiri, 3 in porta all'Inter, noi 5 tiri, 4 in porta. Secondo tempo subito? Subito. E allora andiamo con il secondo tempo, ho già fatto due cambi, fuori Khedira, dentro Bentancur, fuori Higuain, dentro Dybala, perché vedete che ce l'ho scassati, e allora io corro ai ripari, e andiamo allora con il secondo tempo, palla per la Juventus, 1-1, in vantaggio loro con la mia scappellata, e poi gol di Lukaku, e poi il pareggio di, attenzione qui Ronaldo, Andanovic la spazza via, colpo di testa buono da parte di Bonucci, poi non riesce qui ad intervenire Dybala, De Ligt, ho sbagliato il tasto,
Ho sbagliato il tasto. Il take di De Ligt da dietro, giusta l'ammonizione, ma ho scappellato anche qui. E questo, ragazzi, è perché ci si deve prendere mano, capisci? Brozovic la sventaglia dentro, il tocco indietro. Poi attenzione, perché può ripartire per la Juventus Ronaldo. Ronaldo, tocco dentro per Dybala, ma la palla è buona. Dybala si ferma, la mette dentro. No, non passa sta palla, porca miseria, perché... Poi attenzione, Matuidi, ma lasciala andare fuori, Crisbio, Sensi, attenzione Sensi, il tocco verso De Vrij a Godin per Barella, ancora il giro palla dell'Inter, El Sant'Ambrose, non riesce ad intervenire Pjanic, allora Lukaku, attenzione dentro l'imbucata per Martinez, sul fondo, mamma mia, l'avevo vista dentro, mamma mia, qui, ancora, ecco qua, Lukaku, il tiro di Martinez, mamma mia, palla che va fuori di un non nulla, Martinez ne tira giù un paio, c'ha tutte le ragioni, e adesso però facciamo così, a scanso di equivoci, facciamo così, Ronaldo la spizza, la perde, poi De Vrij, il tocco verso Sensi per Asamoah, e qui il fallo di Cuadrado, vediamo se sarà ammonito, la palla va via, credo di sì, invece no, lo redarguisce verbalmente il signor Rocchi, sarà Rocchi ad arbitrare domani questo Inter-Juve, calcio di punizione per loro, è pronto Brozovic, la palla sventagliata di testa Matuidi, poi chi c'è qui, c'è Ronaldo, attenzione Ronaldo, vuole dentro la corsa di Dybala, la tiene, la perde, porca miseria De Vrij. Non sono riuscito, era da solo. Attenzione, Asamoah, pallone in profondità. C'è Bonucci, che miseria! La tiene in campo, bene. Cuadrado, qui si prende sulla corsa. Oh, ma non c'è fallo qui! Lukaku, il tocco dentro, Asamoah, ma c'era fallo! Lukaku sul fondo, c'era fallo! Lo dice anche Szczęsny, arbitro, cazzarola. Scuote la testa. Cioè qui c'era fallo su Cuadrado, cazzarola, però. PES maledetto. Dal fondo ripartiamo. Szczęsny. Vediamo Ronaldo in qualche modo. Allora Ramsey dentro, Matuidi che pesca Ronaldo, il destro, deviazione, calcio d'angolo per la Juve. Cerchiamo di scrollarci di dosso questo momento di difficoltà con questo bel triangolo, Matuidi, poi Ronaldo, l'ho liberato al tiro con la schiena, calcio d'angolo Juve, Ronaldo che si dispera, è pronto ancora, aspetta, questo da sinistra ci mandiamo Dybala alla battuta, perché secondo me da sinistra un mancino è più avvezzo, è pronto Dybala, attenzione, la palla arriva, colpo di testa, vedi che la parte di chi era, Ramsey, palla sul fondo, 61, sempre 1-1. Faccio un altro cambio, Cosmin? Ne faccio un altro, guarda, sai che faccio? Sai chi butto dentro? Butto dentro il Berna. Che cosa ho fatto qui? Qui, ecco. Bernardeschi per Ramsey. Ultimo cambio al 60esimo, lì abbiamo... No, i cambi sono 3. Ecco qua, guarda i tatuaggi del Berna. Clamorosi. Gioco clamoroso comunque. 61. Domani ci proviamo. Il rilancio. Guarda, sono un po' migliorato da fine. Bravo. De Ligt. Non dico che mi sono allenato su. Vuole Matuidi per Pjanic. Pjanic, attenzione, tenere per Bernardeschi. Bernardeschi, tocco dentro per Dybala. Paolo! Dybala! 2-1! Dybala Mask, 2-1 Juve sull'imbeccata di Bernardeschi. Ecco, bravo, complimenti. Il disappunto di Barella e
Allora, rivediamo tutto. De Ligt, il giro palla, Matuidi per Pjanic, per Bernardeschi, il tocco dentro per Dybala, il sinistro che non lascia scampo ad Handanovic, e quindi la Juve, fermate, e quindi la Juventus che passa in vantaggio con il gol di Dybala. Ecco qua Dybala Mask. Allora, vieni fra, dai, su che non è niente, su, dai, vieni vicino a me, dai. Facciamo, vieni, non piange, a Samoa, dai, non piange, dai. Vieni qua. Attenzione, il tocco dentro perché ribatte l'Inter a Samoa, la mette dentro De Ligt in qualche modo, calcio d'angolo. Che cos'è qui? Che cosa vuole? Che è successo? A Samoa si lamenta. Non so che cosa vuole. Che cosa vuoi, Asa? Rivediamo, che cosa voleva? Ah, perché qui c'è stata questa scivolata di Bonucci. Bonucci gli dice: manco l'ho sfiorato. A Samoa si lamenta. E allora, ah no, è punizione, proprio punizione. Ah, non avevo capito niente. Brozovic, attenzione, la mette dentro. L'intervento ottimo. Allora attenzione, perché può ripartire la Juventus con Cristiano. Il tocco per Bentancur, a due, allora me va Bentancur, il tocco dentro per Dybala, il destro, Handanovic con la mano, porca miseria. E poi attenzione, Matuidi è in vantaggio, la Juve alla distanza, Bernardeschi la mette dentro per Cristiano! 3-1 Juve! E in qualche modo l'abbiamo portata dalla nostra parte dopo che ho fatto lo scappellone disumano nel primo tempo. E adesso questa bella azione di rimessa con Bernardeschi che ancora una volta mi spacca la partita. Ronaldo, controllo e tiro. Dai Franciscus, dai, vieni qua. Molto bene, fratelli e sorelle, brothers and sisters, grande ancora pronostico PES 2020 by Postman, il SIU di Cristiano, quasi rallentato, quasi in slow motion. Intanto qui fuori Martinez, dentro Politano per Conte. L'abbiamo portata sul 3-1, manco a dirlo, metterei la firma con il sangue anche per questo risultato, ci mancherebbe. Asa, attenzione Vesino, adesso però bisogna fare attenzione, è entrato anche Vesino ma non so a posto di chi, me lo sono perso. Attenzione qui la sventagliata in profondità, la palla che dovrebbe andare fuori, infatti va sul fondo, dal fondo è pronto a ripartire Szczęsny. Qui intanto fuori D'Ambrosio, dentro Candreva per l'Inter. Clamorosa anche la somiglianza dei calciatori. PES è un gioco che sta davvero crescendo in maniera esponenziale. De Vrij, attenzione perché qui adesso Bernardeschi, Vesino, il tocco per Asamoah per vie centrali, attenzione. Poi qui tenta di intervenire, la recupera per un attimo Bernardeschi, molto bene. Poi serve Szczęsny per De Ligt, De Ligt per Alexandro vuole la corsa, poi Bernardeschi, molto bene, il giro palla da parte della Juventus, il Berna, il che cazzo non la fai Delio, no! Ho sbagliato in maniera scrausa, Handanovic rinvia, la recupera Alexandro, la tiene lì. Il tocco a cercare Matuidi, attenzione, il cross, la palla arriva, l'anticipo su Cristiano. E poi attenzione Lukaku che riparte per l'Inter, non riesco ad intervenire con Pjanic, allora Lukaku la tiene, fallo, forse sì, forse no, non lo sapremo mai. Candreva, attenzione, De Ligt, questa è buona, non mi rompete le balle, attenzione perché poi De Ligt me la perde, porca miseria, De Ligt di forza, molto bene. E poi il tocco per Bernardeschi, la Juventus che fa diventare l'azione da difensiva ad offensiva, Bernardeschi, il sinistro, traversa di Bernardeschi, mamma mia l'incrocio dei pali, il Berna, traversa del Berna, che partita del Berna, che impatto del Berna, rivediamo la Sabungia. Eh sì. Il Berna che fa questa azione solitaria clamorosa.
81, 3-1 per noi. Bonucci in qualche modo poi recupera ancora il Berna che sta dappertutto. De Ligt, Cuadradone, Cuadrado vuole la corsa da parte di Bernardeschi, porca miseria, a Samoa, evita bene, poi la mette dentro, attenzione, interviene, non riesce ad intervenire il Berna, poi la tocca però Bentancur, il tocco per Dybala, Dybala per via centrali, Ronaldo, porca miseria, stava arrivando Bernardeschi, 84, Handanovic la tiene, poi serve Godin, Godin per Barella. Barella la schiva, il quello che stava lì in mezzo che doveva essere Brozovic, poi Skriniar al piccolo trotto, arriva Bentancur come un treno, lo fa rinculare Handanovic, Handanovic che la spara dalle parti di dove c'è però Alessandro, facile Pjanic, Bernardeschi, il tocco per Dybala, il sinistro Handanovic, porca miseria, è pronto Handanovic al rinvio, 89, 3-1 per noi, attenzione Skriniar, il fare di noccolante Asamoah, arriva come un treno Cuadradone, poi Bernardeschi, tutto regolare e poi ancora la corsa, dai perché ti sei fermato Cuadradone, la palla fuori, 4 minuti di recupero, fratelli e sorelle, brothers and sisters, ma perché l'hai battuta, chi te l'ha detto, ma chi te l'ha detto di batterla, non gliel'ho detto io, e l'ho persa infatti, Skriniar, il tocco per Vesino, Vesino per Brozovic, per Lukaku, allarga di là, attenzione Candreva, Candreva, Candreva in qualche modo, ah, entra Matuidi, è tutto regolare, è tutto regolare, e finisce qua, e finisce qui, come sempre fratelli e sorelle, brothers and sisters, like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, ci vediamo praticamente lunedì con il video post gara, con la mia consueta live reaction e come sempre fino alla fine, vamos Juve, ciao a tutti.